Salve a tutti cari spettatori del tubo e benvenuti sul mio canale. Io sono The Spartan 936 ed oggi vi proporrò un commentary old style su Payday 2, in cui parlerò di Armored Transport, ovvero il DLC rilasciato qualche giorno fa appunto per Payday 2. Armored Transport, come novità dal solito Payday, aggiunge 5 nuove missioni che saranno a volte, ma qui ci arriveremo più tardi al perché a volte, risolvibili nell'arco di una giornata o fase o sessione di gioco. Lo scopo di queste nuove missioni sarà quello di rapinare dei convogli di furgoni portavalori, il quale numero di questi ultimi potrà variare di numero da 1 a 4. Questa è la prima delle due novità di randomizzazione delle missioni. La seconda novità per quanto riguarda la randomizzazione, e qui ci ricolleghiamo a volte ad inizio video, è la presenza di documenti top secret che, dopo che avremo completato la missione dei furgoni portavalori, ci sbloccherà un'altra missione aggiuntiva, l'unica fattibile in stealth di questo DLC, il quale obiettivo sarà quello di assaltare un treno, trovare due o tre vagoni giusti con dentro le casseforti, aprire le casseforti con l'utilizzo di trapani termici, e qui vi consiglio vivamente di prendere nelle risorse il secondo trapano, e rubare i pezzi con la costruzione e rubare i pezzi per la costruzione di una sentry gun ad uso militare, con facoltativamente le loro munizioni. Riguardo a quest'ultime, dovrete stare molto attenti a non sballottarle o farle cadere perché esploderanno. Armored Transport però non offre solo l'aggiunta di nuove missioni, ma anche di 5 nuove maschere, 4 ispirate alla banda degli ex presidenti dal film Point Break, ed una maschera da hockey, quest'ultima ispirata al film The Hit. Tre nuove armi, due secondarie, una simile alla Makarov e alla Sve e una simile alla tre nuove armi, due secondarie, una simile alla Makarov e la Swedish 5, ed una primaria, la Commando 556, alias la SG 556, reperibile anche in Battlefield 3. Altre novità aggiunte sono da riscontrarsi negli NPC, come nuove guardie giurate ed un nuovo bulldozer con la skin nera, più potente, più difficile da abbattere, armato anche di fucile a pompa automatico. In poche parole, è consigliabile prendere questo DLC? Sì, se si è armati di tanta, ma tanta buona pazienza, e soprattutto se amate le sfide quasi impossibili, perché in modalità normale è già tanto se riuscite a sopravvivere da soli. Qui da The Spartan 936 è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, condividete su Facebook e iscrivetevi al mio canale, aiutandomi a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video.